Dalia Visconti, campionessa nazionale CSEN nella categoria esordienti donne, strepitoso successo anche per Cecilia Pantaleo, giovane pattinatrice, sono solo alcuni dei risultati degli internazionali all'Aquila di pattinaggio che hanno messo in luce molte stelle. Una giornata di sport vissuta appieno dalla città con il grandissimo impegno del centro polisportivo giovanile aquilano di Mario Miconi nel circuito realizzato su Viale Corrado IV, dove si è svolta la competizione sportiva, valida anche per il quinto Memorial Angelo Rato e per la tappa Challenge del Centro Italia. Tutto è andato benissimo, abbiamo avuto 280 iscritti, nessuno si è fatto male, la Croce Rossa si è girata ai pollici, quindi significa che la manifestazione è riuscita. Un grande grazie a tutti i miei collaboratori, allo staff, ai giudici, ai cronometristi, alle personalità che sono intervenute tutte, nessuna esclusa, e quindi spero di rivedervi tutti, anche voi della televisione, l'anno prossimo. Ultima settimana di maggio con tanta più gente, speriamo di arrivare ad avere almeno 700-800 atleti. E stanchi ma contenti perché prima di tutto non ha piovuto, quindi la gara ha potuto avere uno svolgimento normale senza il rischio della pioggia, di correre con la pioggia che è sempre pericoloso correre con la pioggia. È andato tutto bene, non ci sono stati infortuni, e ci siamo divertiti come sempre. E quindi siamo pronti per affrontare le prossime gare della stagione e riproporci per la prossima edizione dell'Aquila l'anno prossimo. Come l'avete trovato il percorso? Percorso sempre buono, è un bel percorso, piace a tutti, c'è entusiasmo, quindi speriamo che la manifestazione abbia un seguito. A premiare gli atleti sarà anche l'onorevole Stefania Pezzopane. Sono a fianco di Mario Miconi e della sua splendida organizzazione, cercando anche di supportarlo, perché questa è veramente una manifestazione di grandissimo valore che va oltre i confini dell'Abruzzo, come si è visto dai concorrenti, e che mette in moto anche delle passioni, degli entusiasmi da coltivare. E ci sono peraltro anche molti aquilani che hanno avuto il loro riconoscimento, segno anche che questa nostra città e questa nostra terra continua a sfornare campioni.